Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph the Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Assassin's Creed Unity. Finalmente, dopo un bordello di tempo, ritorniamo col nostro caro Arnaud a Parigi, o meglio nella Franciade, visto che ci troviamo all'interno di questo luogo in cui è stato ambientato il DLC Dead Kings. Come al solito ragazzi, lo ripeto per magari coloro che si sono iscritti da poco, sul mio canale trovate l'intero walkthrough della storia di Assassin's Creed, ma anche di Dead Kings, così come tantissimi altri video di cazzeggio. Guide, vi basta appunto semplicemente consultare le playlist. Infatti, credo di aver fatto circa un centinaio di video di Assassin's Creed Unity. Comunque, finalmente c'è questo grande ritorno per affrontare un avamposto, ed è questo qui, avamposto al cortile. Siamo anche quasi vicini a questo avamposto, quindi ragazzi, in questo frangente vi ricordo di lasciare 1000 like per averne un altro. Mi raccomando, non deludetemi, fatemi capire che volete un altro ritorno alle origini con Assassin's Creed. Quindi, vediamo un po' cos'è che riusciamo a fare qui. Tra l'altro, se notate, ho anche un vestito piuttosto figo che, diciamo, è stato introdotto ultimamente con un aggiornamento. E per ultimamente, credo, un paio di mesi fa. Nel frattempo ci sono anche persone. C'è da recuperare, a quanto pare, un ladro che ha rubato qualcuno. Ha derubato qualcuno. Vediamo un po'. L'abbiamo fermato, poi ci sono le guardie. Sono solo intervenuto per fare una cosa giusta. Ste guardie che ogni volta se la prendono per qualunque cosa. Datemi un attimo e vado via. Non voglio nemmeno rompervi le scatole. Comunque, andiamo via da qui. Non credo ci seguiranno. E a parte queste cazzate, credo che potremmo avanzare. L'avamposto ormai è vicinissimo. Vediamo un po' se possiamo avviare questa missione. Cos'altro devo scalare qua? Ok, ci siamo. Quindi, devo continuare a scendere. E infatti, ciao bro, che stai a fare tu qua sopra? Attento che potresti farti male, io vado fuori da ogni tipo di responsabilità. La ricompensa è molto molto alta. O almeno lo è abbastanza perché sono 10.000 livre. E poi, vabbè, dobbiamo semplicemente liberare l'avamposto. Quindi accetta e segna. Per liberare l'avamposto, uccidi gli ufficiali. Ragazzi, per quanto possibile, cercherò di uccidere gli ufficiali in maniera stealth. Poi, ovviamente, dopo circa 5 secondi, una volta entrati all'interno dell'avamposto, non ci riusciremo. Ci faremo sgamare quasi di sicuro. Arno, ce la fai? I miei nemici sono già abbastanza vicini, quindi facciamo attenzione. Per quanto riguarda l'equipaggiamento, al momento sto utilizzando la spada dell'Eden. La nostra affidatissima spada dell'Eden, vista che l'ho usata davvero molto spesso nei miei video. Quindi ragazzi, l'avamposto è già questo. Mamma mia, già mi hanno visto. E vabbè, ma non è possibile. Allora, cominciamo a parare senza farci eliminare. Ecco qui. Ragazzi, portiamo avanti una sfida che portavo avanti tanto tempo fa e che, tra virgolette, non sono mai riuscito a concludere. E nemmeno ora, visto che stavo per dire, non facciamoci colpire dai nemici. E poi fanculo, nemmeno finita la frase e mi stanno uccidendo. Mamma mia, sono molto arrugginito, ragazzi. Proviamo ad utilizzare una bomba fumogena. Ecco fatto. Quindi, ucciso uno. Proviamo ad uccidere anche tutti gli altri, va. Almeno così, ragazzi, potremo devastarli. Il livello di difficoltà di questo DLC ricordo che era davvero più alto rispetto al solito. Mamma mia, le spalle. Porca miseria, devo giocarmela bene qui. Allora, spostiamoci. Devo allontanarmi perché, come vedete, sto davvero morendo. Aspetta, 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 colpisci questo. Porca miseria, ragazzi, il livello di difficoltà è davvero alle stelle. Devo allontanarmi un attimo allora. Per fortuna, ragazzuoli, sono riuscito a fuggire. Davvero non ero preparato a un attacco di quel genere. Vediamo un po' se dall'alto possiamo già individuare. Oh, mamma mia, eccolo qui. Il nostro nemico, attenzione. Ho messo un'altra cura per evitare problemi. Vorrei provare ad uccidere lui, ragazzi. Se solo ne avessi la possibilità come si deve. Oh, mamma mia, mi stanno per vedere. Fuggi! Mi hanno visto, ragazzi, non posso crederci. Questi mi trollano di continuo. Aspetta, 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 chi è che mi sta attaccando? Allora, proviamo a sparare uno di questi tizi. Oh, ha fatto prima di noi. Bastardo. Allora, lui è morto. Vediamo se possiamo sconfiggere questo tizio. Vieni qua, sciocco. Che fa? Sale, scende, davvero? Cosa gli sta succedendo? Mannaggia, ho sprecato un colpo. Vabbè, ora l'ho preso. Benissimo, vediamo ora dov'è il mio obiettivo. Si è spostato, mi sa. Proviamo ad uccidere un attimo questo qui. Benissimo. Poi, ragazzi, eliminiamo anche lui. Mannaggia, mi sa che mi ha visto. Comunque, eliminato, bene. Per ora nessun ufficiale nei dintorni. Quindi la situazione potrebbe aggravarsi. Ecco che arrivano altre persone.
Ecco qui, continuo ad attaccare, Arnaud. Uno eliminato, colpo di grazie. Poi cerchiamo di affrontare anche costui. Devi cadere, sciocco. Mannaggia, sta riuscendo ad attaccarmi, eh. Ecco qui, un paio di colpi ben assestati, ragazzi, e ce l'abbiamo fatta. Ora, vediamo un po'. Un nemico dovrebbe essere qui nelle vicinanze. Oh, mamma mia. Lo vedo, ragazzi, attenzione. Potrei provare a colpirlo? Ci provo, eh. Ucciso, mamma mia, però dobbiamo fuggire da qua, questi mi devastano. Bene, ragazzi, ho ucciso anche un altro ufficiale, ma il bello è che mi sono accorto di una cosa. Al momento gli ufficiali non vengono più visti come dorati, quindi in pratica sono le persone comuni, in pratica vengono viste di rosso. Ora quindi io dovrei eliminare tutti i nemici che sono in queste zone, senza fare distinzioni. Peccato che, come vedete, ci sono mille nemici qui, quindi ragazzi non so davvero chi sconfiggere. Comunque proviamo ad eliminare subito lui. Ok, non è quello che cerchiamo. Poi ci fermiamo qui. Eccolo che arriva, attenzione. Eliminalo subito, Arnaud. Mamma mia, come ha fatto a non vedermi? Sì, ma questo è scemo forte, perché se non mi ha visto... Che è tutta quella gente là? Oh, porca miseria. Ma vi rendete conto di quanta gente c'è lì? Allora, quindi ragazzi, qua dobbiamo giocarcela bene. Dobbiamo stare sul tetto e provare ad attaccarli tutti, perché al momento non so nemmeno io qual è l'ufficiale. Quindi, proviamo a colpirli. Ecco qua, benissimo. E poi io provo a sparargli, eh. Forse sto finendo anche le munizioni. Vediamo, vediamo. Sto provando ad attaccarli, ragazzi. Muoiono questi. È esaurito questo oggetto. Oh, mamma mia, ragazzi, via da qua. Quindi non era nessuno di quelli. Probabilmente il tizio che stiamo cercando si trova più in una zona interna. Sembra che ci siano delle persone qui in basso. Forse sono quei tizi che mi stavano cercando. Comunque, prova ad uccidere lui. Benissimo. E poi arriva quest'altro. Sei tu il mio ufficiale? Dimmi di sì. Bam! Vediamo un po'. Non sembra essere lui, ragazzi. Quindi dovremmo continuare a cercare. Oh, guardatela quanta gente c'è. Ragazzi, di sicuro è uno di loro. Oh, mamma mia, mi sta per vedere quello. Non devo fare cazzate qui. Vediamo. Appostiamoci. E poi vorrei utilizzare delle bombe fumogene. Il gioco ci mette a disposizione sta roba, quindi tanto vale sfruttarla. Forza. Ne ho uccisi due. Uccido anche questo. E nessuno è l'ufficiale, ma sul serio? Proviamo ad attaccare qui. Dovrebbe esserci qualcuno proprio in questa zona. Eccolo qua, sei mio bro. Eliminato, ragazzi. Abbiamo ucciso finalmente l'ufficiale. Come avete notato, era solo di colore rosso, non era riportato dorato come sarebbe dovuto essere. Davvero molto strano. Forse il gioco fa fare questa cosa in modo tale da rendere il tutto ancora più difficile. Nel frattempo ci sono delle cosucce da scassinare. E questo sembra essere anche facile da scassinare, quindi possiamo farlo direttamente in live. Ecco qui. Sembra essere uno di quegli scrigni che permette di ottenere un bel po' di soldi. Lo spero davvero tanto. Vabbè, 2000 lire in realtà sono davvero pocucce. Ora non ci resta che allontanarci da questa zona. Vediamo se riusciamo a farlo. Ed eccoci qui, obiettivo completato, voglio la mia ricompensa ed eccola qua, ricordo completato, avamposto al cortile, abbiamo ottenuto 10.000 livre. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ricordate di lasciare 1000 like per magari avere un prossimo episodio in futuro, ricordate di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e di passare anche sulla mia pagina Facebook e sul mio secondo canale, tutti i link ovviamente sono in descrizione. Quindi ragazzi, io vi saluto e alla prossima, ciao!